Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Lo so che in questo momento ho una faccia che grida aiuto, perché cioè sono qualcosa di imbarazzante, ma capirete presto anche perché. Perciò insomma, se mi vedete un po' tipo che sembro sfranto e logorato dalla vita, è tutto normale. Prima di iniziare con il video ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di lasciare un bel mi piace a questo video. Detto questo, oggi andiamo a provare un sacco di novità di Shein, perché questo video è in collaborazione con Shein, che ringrazio tantissimo. E ragazzi, vi giuro, io ho aperto la nuova collezione che mi hanno mandato e sono rimasto scioccato, ma non ho provato nulla, diciamo solo esteticamente, quindi vedendo il prodotto in sé. Vi giuro ragazzi che ho sclerato, quindi non vedo l'ora di provarlo. Sono un po' di giorni che ce l'ho qui davanti e ancora non lo provo, e sto parlando della collezione Stay Wild. Io adesso ho messo tutti i prodotti così, diciamo uno sovrapposto all'altro, ma nel corso del video ve li farò vedere uno a uno e ovviamente li testiamo insieme. Prima di fare questo però vado un po' a fare la base, nel senso metto un po' di fondotinta, un po' di correttore, dato che nella collezione, se non sbaglio, non ci sono prodotti per la base. La maggior parte dei prodotti sono occhi e labbra, quindi è incentrata proprio su quello. Abbiamo anche ad esempio delle ciglia finte. La collezione Stay Wild di Shein è composta da una palette occhi, un paio di ciglia finte, un mascara che dopo ve lo farò vedere, 4 tinte labbra e 4 di questi pot che sono dei glitter in gel messi qui nel pot. Ma ragazzi, questi sono i miei pezzi preferiti della collezione, cioè sono qualcosa di meraviglioso. Come vi ho detto, non l'ho ancora provati, non li ho neanche aperti, li faccio vedere così, vedete che hanno ancora la carta, ma io non vedo l'ora di aprirli. Vi faccio vedere subito i due pot che mi ispirano un sacco. Uno si chiama Icy e sono tutti glitter, diciamo con base trasparente. Quando vengono colpiti dalla luce hanno dei riflessi che praticamente sono come lo sfondo. Sì, sono identici allo sfondo, solo che all'interno qui ci sono anche dei glitter arancioni, tipo salmone, fucsia e cose del genere, quindi sono un tripudio di glitter. Magari con le riprese un po' più vicino poi ve li farò vedere meglio. E invece questi qui sono dei glitter duochrome celesti, verdi e bluastri viola, insomma è il classico duochrome che ho utilizzato anche spessissimo sul canale, perché è uno dei duochrome che mi piace di più, proprio il fatto di avere il viola, blu e verdi nello stesso ombretto, negli stessi glitter. Le ciglia, devo dire che sono delle ciglia belle e potenti, e non so sul mio occhio se forse sono un po' troppo grosse, poi lo vedremo insieme. Questa qui è la palette, la grafica è la stessa del pack secondario. 3, 2, 1, yes! Allora, devo essere onesto, dal vivo è molto meglio rispetto alle foto o ad altri video che ho visto, perché appunto già l'avevo adocchiata, ma vi posso assicurare che è molto meglio dal vivo. E adesso che ci sto pensando, all'interno di questa palette ci sono anche delle cialde viso. Le sono completamente scordate, per fortuna che non ho fatto quasi niente, diciamo, perché in questo momento potrei andare a mettere anche la terra. Gli illuminanti non penso perché sono troppo scuri, e posso scegliere appunto fra questi due blush. Diciamo che mi sono salvato in calcio d'angolo, perché appunto non me ne ero accorto, anzi più che non me ne ero accorto, non mi sono completamente ricordati, perché io ovviamente l'avevo aperta per vederla, ma in questo momento non ci stavo ripensando. Sarà un po' difficile secondo me fare un trucco strong utilizzando anche i glitter con questi colori, perché bene o male, tralasciando anche i shimmer e i metallizzati, gli opachi sono abbastanza naturali, perché c'è un panna più sul rosato, un mattone più rossiccio, questo qui che è un nocciola, questo è un verde militare e questo qui che dovrebbe essere un marrone, secondo me, con una punta di rosso. Oltre a questi non ci sono colori pop molto accesi, quindi vediamo un po' che cosa possiamo far uscire fuori. Forse se riesco utilizzo anche le terre viso sugli occhi, con un pennello abbastanza fitto ma comunque da sfumatura, prendo proprio questo colore qui e lo utilizzo come colore per la piega. Spolverano un pochettino, però questa cosa a me onestamente piace. Wow, raga, ma il payoff tra un po' non lo sto neanche appoggiando, già sta facendo un lavoro egregio, bellissimo. Allora, siccome è un bel verde, non voglio andarlo a sfumare con altro, ma semplicemente prendo un pennello da sfumatura e vado appunto a sfumare i bordi. Si sfumano abbastanza bene, non in modo velocissimo, però devo dire che comunque si sfumano bene. Dovete ovviamente un po' stratificarli e quindi ripassarli un po', perché il colore una volta sfumato perde l'intensità, però stiamo comunque parlando di palette che costano pochissimo. E se pensate a già un anno fa, questa resa per gli ombretti economici non c'era. Il makeup anche low cost si è migliorato tantissimo, infatti sono contentissimo di questa cosa, perché qualunque persona può avere la possibilità di realizzare dei makeup bellissimi
e ovviamente spendere anche poco, perché comunque la qualità, o comunque la resa, anzi più che la qualità, la resa è fenomenale. All'esterno, per intensificare un pochettino, vado a mettere il marrone che sta qui, che si chiama Gin. Yes, yes. E non ho neanche il fallout, assurda questa cosa. Beh, però. Lo porto leggermente qui nella piega in modo da realizzare un'ombra. Dopodiché riprendo il pennello con il quale ho sfumato il verde e vado a sfumare anche il marrone. Vediamo un po' se stratificando gli ombretti fanno macchia o no, perché comunque sono dei colori particolari. Cioè ragazzi, è sfumato da solo il marrone, non me l'aspettavo, pensavo di metterci un po' di più, invece no. Vado a portare un po' di marrone verso il centro, proprio in modo molto 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 leggero. Come vedete non sto facendo niente di così particolare, proprio perché comunque già che ci sono dei glitter molto importanti, molto vistosi, secondo me un look così abbastanza neutro, tra virgolette neutro, nel senso che non ha forme strane, non ha chissà che particolarità. Comunque vado a prendere sempre il marrone questo qui, sbatto l'eccesso e lo porto leggermente sotto l'occhio. Allora, in realtà ci sarebbero anche questi qui, che sono dei glitter appunto proprio verdi, che secondo me ci stanno anche un sacco bene, però mi ispirano questi. E io, cioè anche questi sono verdi, però un po' più prepotenti. No, voglio mettere questi, mi dispiace. Ormai sono fissato e voglio mettere questi. Questi qui, non vi ho detto che questi si chiamano Peacock. Cioè ragazzi, sono stupendi. Devo capire anche la consistenza, perché non avendoli mai provati non ne ho idea. Gosh. E ne sto mettendo pochi, perché voglio andare in modo abbastanza graduale. Vediamo un attimo. Più che altro perché non vorrei poi mi spostassero il correttore o comunque gli ombretti sotto. Ragazzi, cioè io non ho nulla da dire. Provo a sfumarli anche un po' con il dito. Devo capire. Oh. Cioè con il dito sono ancora meglio, perché ovviamente riuscite ad aprire le perle, diciamo. Ok. Io non so se farlo prima asciugare un po' in modo da creare una base e poi eventualmente stratificarlo, perché comunque sono bellissimi, hanno un riflesso che neanche gli ombretti duochrome da 20 euro veramente. Quando utilizzate questo tipo di prodotti, o anche già solo con gli ombretti liquidi, fate sempre questa cosa: mettete uno strato molto leggero, fatelo asciugare, dopodiché fate la seconda passata, perché altrimenti se mettete troppo prodotto rischiate di fare veramente un macello. Direi di lasciarlo così, dopo ovviamente lo andremo a completare con matita nera all'interno dell'occhio e delle ciglia finte. Passiamo a quest'altro occhio, che ho già in mente che cosa fare e spero che venga come dico io. Allora, non andrò a prendere gli ombretti qui sopra, ma voglio prendere questo blush qui, che è un borgogna bellissimo, o almeno visto dalla cialda è molto bello, perché è un blush, sì, proprio un bordeaux, non ci sono altre parole, bordeaux. A me questi colori fanno impazzire, quindi Illusion lo metto su tutto l'occhio. Oddio, è esattamente il colore che volevo. Poi, considerando che è un blush, se la resa è ottima anche sugli occhi, cioè alzo le mani, non so più che dire. Chain continua ad aumentare la qualità dei loro prodotti e sono molto 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 contento, perché stiamo facendo dei passi da giganti con il make up. Con un pennello sempre da sfumatura prendo questo colore qui, mixato leggermente a questo del blush, sfrutto l'eccesso e sfumo il bordo di questo borgogna. Sta venendo un colore bellissimo, che dire. Tra l'altro il blush questo qui è leggermente luminoso, ma cioè messo sull'occhio così, quindi sfumato anche con gli altri ombretti, non si vede assolutamente nulla. Porto qui sotto, pennello leggermente angolato, riprendo questo colore qui. Comunque ragazzi, vi ricordo che sto facendo tutto con delle polveri viso. Fatto questo ragazzi, voglio riempire completamente questo makeup che ho fatto di glitter, cioè proprio come se non ci fosse un domani. Allora, io devo essere onesto, lo lascerei anche solo così, perché sapete che io vado matto per i make-up monocolore, quindi tutto l'occhio di un colore solo. Però ovviamente dobbiamo provare questi glitter icy pazzeschi. Questo è proprio... ok, questo si è un po' tipo agglomerato. Detto questo, prendo un pennello sempre a lingua di gatto, ma questa volta un po' più ampio, proprio perché li voglio tamponare sopra e non fare una cosa proprio netta come ho fatto con questa qui. Ah, ragazzi, questo è troppo ASMR, lo dovete sentire. All'interno questi qui non sono dei classici glitter, sono un mix fra lune, mezze lune, glitter, stelle, poi non lo so, sono bellissimi per carità, però vediamo un po' che effetto fanno sull'occhio, ho molta paura. No vabbè ragazzi, sembra un parco giochi. Questi secondo me con il dito, cioè, sì, assolutamente con il dito, con il pennello prendete troppa colla. La cosa, se avete degli occhi sensibili dovete stare un po' attenti secondo me a
struccarli, nel senso che dovete proprio prima struccare l'occhio in modo molto delicato, magari anche con lo scotch, perché siccome hanno delle forme molto molto particolari, rischiate che, cioè comunque i glitter, ragazzi, stiamo sempre parlando di plastica, non è un prodotto make up o comunque adatto, come posso dire, all'occhio. Adesso o piccoli o grandi, comunque sono di plastica, perciò fate comunque attenzione quando li struccate. L'unica cosa che vado a fare adesso in questo occhio, ovviamente lo lascio così perché mi piace un sacco, vado a prendere questo qui che è sempre il blush, sbatto un po' l'eccesso e lo metto alla fine dell'occhio solo per scurire ulteriormente. Sicuramente facendo così con il pennello tantissimi glitter cadono, perché oltre che li sento che appunto mi stanno cadendo addosso, ma perché ovviamente hanno delle forme particolari e soprattutto non sono piccoli, quindi è inevitabile che poi caschino un po'. Che cosa volete dirgli? Questi per la discoteca, per... non lo so. E poi soprattutto una cosa che mi stupisce è che la colla in entrambi i glitter non la sentite tirare. Ci sono tantissimi di questi prodotti che una volta seccati tirano proprio l'occhio, o comunque anche ad esempio se volete metterli come illuminanti li sentite che sono più secchi perché la colla si asciuga tantissimo. Invece questi rimangono molto morbidi, cioè io qualsiasi espressione faccio con gli occhi non li sento tirare, non sento il secco dato dalla colla. Detto questo, vado a mettere un po' di matita nera all'interno degli occhi. Vado a mettere la mia solita di Puro Bio, che è tra le migliori. La matita nera cambia completamente l'occhio e il trucco. Credo proprio che sia arrivato il momento delle ciglia finte. Queste qui sono le 3DG14. Non hanno un nome, io ve le faccio vedere così, e insomma la collezione Stay Wild. Sono queste qui, ma quasi sicuramente dovrò andarle a tagliare perché sono troppo ampie per il mio occhio. Ok ragazzi, ciglia finte applicate, sono naturali? Assolutissimamente no. Sono le mie preferite? Non lo so, perché comunque è da un bel po' di tempo che non porto un paio di ciglia così grandi, ma più che grandi così... come posso dire, statiche tra virgolette, perché non sono molto ovviamente voluminose, sono, hanno tantissimi peli, però non hanno degli intrecci particolari, non hanno chissà che tipo di forma. Invece sono abituata a portare questo tipo di ciglia, ma un po' più particolari, quindi che magari hanno il pelo diviso a più fasce, hanno il pelo che si intreccia e quindi sembrano, non dico naturali perché comunque rimangono extra, però hanno quel mood lì. Sono molto più ciglia finte grandi e vistose, però comunque fanno un bellissimo effetto sull'occhio. Sono anche molto incurvate e non mi aspettavo che non facessero, non dessero fastidio altro, perché vedendo anche la bandina che non è proprio morbida come quelle che utilizzo di solito, ho subito pensato ok, con queste o mi lacrima l'occhio o non mi si attaccheranno bene. E invece anche con tutto che ok, non mi stanno lacrimando gli occhi eccetera eccetera, si sono anche attaccate benissimo sui glitter, che sono comunque dei glitter così. Perciò su queste ciglia non mi posso lamentare. Se hanno, adesso non lo so per certo, però se hanno anche altri tipi di ciglia di questa collezione sarei molto curioso di provarle, perciò vi farò sapere. Direi di andare avanti e provare a questo punto un po' di cialde viso che sono in questa palette e poi procedere con le labbra. Penso proprio che farò una cosa leggerissima con questa terra qui che si chiama Whenever e la vado a prendere proprio con un pennello, questo qui a ventaglio, proprio perché ho già fatto il contour in stick con i prodotti di Mesauda, perciò vado solo a ridefinirlo leggermente. Mi piace un sacco, non è né caldo né freddo, è proprio la giusta via di mezzo anche di qua. E la cosa che mi piace un sacco è che una volta sfumato non fa macchia. Io lo sto sfumando anche con un pennello che generalmente non si utilizza per la terra appunto, però appunto non mi sta dando nessun tipo di problema e soprattutto si sta sfumando da sola. Come blush, con un pennello molto ampio proprio perché voglio una cosa iper leggera, andrò a fare un mix fra questi due. Sì, un mix secondo me ci stava perfetto, anzi forse anche, cioè sono molto vistosi considerando anche che guardate come rendono sull'occhio, figuratevi sulle guance, quindi secondo me dovete proprio andarci iper leggeri. Questa volta non andrò a metterlo sul naso, ma mi fermerò qui perché devo dire che mi piace così. Penultimo prodotto, voglio provare l'illuminante, però ovviamente andrò a utilizzare l'ombretto. Vediamo se questo qui può funzionare o no come illuminante. Io lo spero vivamente, anche se ovviamente è un ombretto, quindi la texture non sarà mai sottile come quella di un illuminante. Però provare non fa male, insomma, vediamo un po'. E ne ho preso pochissimo. Questo qui è bellissimo utilizzato come illuminante e soprattutto su una carnagione come la mia, che
È un po' strana con gli illuminanti, tante volte essendo olivastra non tutti i colori degli illuminanti mi stanno bene, anche se virano sul giallastro. Questo qui devo dire che è perfetto perché all'interno ha un sacco di perle con dei colori molto particolari e quindi si adattano anche al mio incarnato. Raga, ma mi sono scordato di farvi vedere il mascara. No. Però abbiamo le ciglia finte, quindi diciamo che il mascara sarebbe stato un po' inutile, dai. Posso gestarmela così. Il mascara è questo qui, che si chiama... Questo qui si chiama Volume and Curl Mascara, quindi volume e curvatura. Da una parte ha le setole per dare volume, mentre dall'altra ha lo scovolino più rigido per appunto incurvarle e soprattutto per pettinarle, che sono quelli che preferisco. Non mancherà occasione per provarlo, ovviamente. Oggi diciamo che abbiamo le ciglia finte, che sono anche abbastanza vistose, perciò secondo me se avessi utilizzato il mascara non avrebbe avuto il suo momento di gloria, ecco. Per le labbra ci sono quattro colori nude, che non so se state... Nude Liquid Lipstick, She Glam, Stay Wild, eccetera eccetera. Questa qui appunto si chiama Neutral o Neutral, non so mai come si pronuncia, ed è un marrone perfetto secondo me. No. Direi di procedere e metterlo sulle labbra perché non vedo l'ora. È un colore bellissimo, è il mio colore. Questi sono i miei colori. Comunque vi posso dire che è da un casino di tempo che non metto una tinta labbra. Metto sempre il bullet, specialmente ovviamente questi qui della mia nuova collezione dei rossetti, appunto Solitary Confinement, che vi ricordo che potete trovare giù al link nell'info box. E già che ci sono, siccome tantissimi di voi nel frattempo io qui devo ancora mettere questo, vabbè, tantissimi di voi mi hanno chiesto se potete trovarli da OBS o no. Da OBS ragazzi ci saranno, ma purtroppo arriveranno a gennaio o forse febbraio, perché con il fatto del COVID ci sono stati diciamo problemi con gli ordini, però non per colpa di Cosme Fai o altro, ma è proprio dal grande magazzino diciamo di OBS, e quindi faranno un po' più là gli ordini per i restock diciamo da mettere nei loro negozi fisici. Perciò non vi preoccupate che i miei rossetti saranno disponibili anche da OBS, semplicemente bisogna aspettare un pochettino. Raga, sembra che io abbia le labbra rifatte. Cioè ragazzi, io non ho parole, non ho letteralmente parole. Niente, vabbè, lo lascio per terra perché ho capito che vuole stare sul pavimento, cioè non è colpa mia. Comunque, detto questo, cioè, ragazzi, ho le labbra completamente rifatte, cioè sembrano rifatte. Allora, non è uno di quei rossetti liquidi o tinta labbra che è sottilissimo, cioè nel senso che lo sentite sulle labbra, quindi non è un prodotto sottile. Però, per come sono fatto io, lo preferisco. Cioè, preferisco i rossetti un po' più corposi, che poi anche visivamente fanno un effetto molto più riempitivo, piuttosto che quelli iper sottili che poi si asciugano anche prima e fanno le crepe sulle labbra. Questo è stupendo, veramente stupendo. È una tonalità di marrone che c'è anche una punta di rosa, ma è il giusto. Quindi anche sul mio incarnato, anche sugli incarnati olivastri come il mio appunto, sta benissimo, o almeno a me piace. Poi ovviamente aspetto di sapere la vostra. Questo qui è il classico nude che metterei tutti i giorni. È fenomenale. Appiccica un po', rimane leggermente sticky. Però questa cosa del fatto di rimanere appunto sticky fa anche sì che rimanga tutto il giorno sulle labbra e non so se trasferisce, quindi lo lascio seccare altri pochi secondi e vediamo un attimo. Questo qui l'avevo provato solo sulla mano e già da lì mi ero innamorato per il colore. Adesso vedendo la resa è fenomenale, quindi... Ok, si sta seccando leggermente ma rimane comunque, diciamo, un po' sticky, quindi appiccicoso. Facciamo la prova del bacio. Nulla. 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 Ma veramente? Nulla, raga. Non so se riuscite a... Non c'è niente. Niente. Se non vi piace questa sensazione del fatto che rimane un po'... non colloso, però un po' appiccicaticcio, perché appunto facendo così tiene tutta la giornata. Deve passarci sopra secondo me un po' di burro cacao se volete le labbra ancora più morbide, però ovviamente con il burro cacao non avrà la stessa durata. Sono veramente contento perché tutti i prodotti che vi ho mostrato mi sono piaciuti tutti, dal primo all'ultimo. Non ce n'è stato uno che ho detto no, questo non mi convince. Sono bellissimi. Detto questo ragazzi, io vi mando un grosso bacio come al solito, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti e vi risponderò ovviamente. Ci vediamo al prossimo video. You.